Cominciamo a dire siamo un movimento di opinione, di indirizzo, di denuncia e colà è possibile operare anche azioni politiche. Ecco, la scuola è uno di quelli che sta dando l'esempio di cosa deve significare il Comitato delle Scuole Sicilia. La scuola scende in piazza, fa banchetti e oltre a parlare delle nostre belle cose che servono, perché bisogna ricostruire l'humus, bisogna ricostruire l'uomo delle due Sicilie. No, noi dobbiamo fare un'altra cosa, ricostruire, perché la nostra non è un'idea di partito, ma la nostra è un'idea di nazione, la nostra nazione. Che avevamo un'idea, siamo andati avanti, l'abbiamo portata avanti, siamo riusciti nel difficile compito di costruire una sede nazionale, di far nascere dei comitati locali. Quindi ci siamo adoperati affinché questa nostra idea prendesse corpo e siamo qui a dimostrare che credevamo in quello che stavamo facendo. Però in tutta questa organizzazione tra capo e collo sono venute fuori le elezioni politiche. Però volevo far notare una cosa, noi rischiamo, dopo aver fatto 2 mesi di lavoro sul territorio, di perdere completamente la visibilità. Allora è il caso di capire in questa sede noi come vogliamo procedere rispetto a questa problematica che ci è capitata tra capo e collo. Io ci tenevo a dire che in questi mesi, in questi primi mesi di nascita del Comitato, il Comitato delle Due Sicilie come sezione di Napoli non è stato da solo a combattere sul territorio e a farsi conoscere. Noi a Napoli siamo insieme a tutta una serie di gruppi meridionalisti che vengono, che sono sotto il cappello di una sede centrale chiamata Insorgenza, che ha sotto di sé dei gruppi come Terra e Libertà, come noi dei comitati che lavoriamo con loro, come un comitato anti-usure che si occupa dei cittadini, e insieme abbiamo fatto un po' di lavoro sul territorio. Qui è presente in questa riunione anche il leader di questa organizzazione, che è Nando Dicea. Adesso ho capito che da soli non si va da nessuna parte, bisogna comunque coalizzarsi con quelli che comunque hanno in parte o comunque in tutto le nostre idee, le nostre aspirazioni. Per cui la passione, diciamo, è forte e la voglia di rinascita probabilmente di uno Stato, a mio parere, che tale lo continuo a chiamare, abbia tutte la forza, le pareti, tutta la forza e la voglia di tornare unito. Questo lo vedo anche dalla presenza di più persone e da più territori qui in un'unica sala, è già una piccola soddisfazione, a mio parere. Qui oggi si chiama Villa Rubino, è stata la sede dove è stato firmato l'armistizio e quindi la resa delle due Sicilie, e per questo ritengo quasi strategico il fatto di essere qui oggi noi a Foggia, che è da senz'altro, che ovviamente è stata l'ultima capitale, quindi è fondamentale anche la presenza, ecco, qui a Gaeta. Però proprio forse perché da lì con i comitati delle due Sicilie possiamo per me far ripartire un discorso relativo alla nostra autonomia.
e perché abbiamo voglia di fare qualcosa per la nostra gente e per noi stessi e per la nostra terra, ovviamente. Prima strutturarci, a mio parere, se vi credo un po' di tempo, un anno o due senz'altro. Allora, la nostra attività, che è quella che in questo momento stiamo cercando di approntare, è un'attività di programmazione, ma soprattutto è un'attività di programmazione che è rivolta a guardarsi un po' intorno su quello che c'è a noi, intorno a quello che c'è intorno a noi. E questo perché ci siamo resi conto che noi abbiamo un nostro territorio con un grosso e immenso bacino culturale, un grosso patrimonio, diciamo, ci dà grandi lustri, grandi nomi, una storia appunto plurisecolare. Oggi in questo momento rivesto la duplice veste, rivesto la veste di vostro amico e rivesto la veste di vostro alleato, vostro amico, perché ci conosciamo almeno con gran parte di voi da tanto tempo e i rapporti personali sono quelli che di solito rinsaldano un percorso. Ma quello che a me interessa è la mia figura di vostro alleato, perché quello che deve essere chiaro, a prescindere dal percorso o dall'istituzionalità del percorso, qualunque esso sia, è lo scopo. E io ritengo che il mio scopo, lo scopo degli insorgenti, qualunque essi siano, dovunque essi siano, è quello di combattere un nemico. E allora a che cosa serve un'operazione storica? A ricordare a noi stessi e a quelli che ci circondano chi siamo. Non siamo come loro, noi siamo dall'altra parte. E questo serve un'operazione culturale. E quindi servono anche i comitati delle due Sicilie. Ma il problema non è solo culturale. Signori, non dimentichiamo la differenza tra storia e storiografia. Senza l'impero romano, Virgilio non avrebbe mai scritto quello che andava scritto. Chi si interessa alla nostra storia se non c'è una forza politica che domanda storia? La storia non si scrive da sola. Quello che fa un po' la prima notizia, a mio avviso, è il vuoto, il silenzio di posizioni politiche, dico prettamente politiche più che culturali e diciamo. Ringrazio le persone che hanno partecipato a questo incontro, è stata una giornata bellissima. Ribadisco il concetto che da un po' di tempo sto esprimendo quando si parla di unità fra le varie associazioni, fra i vari movimenti. Personalmente, come segretario